Allora, questa è la zona comune dei gazebo. Potete anche mangiare qui, eh? Negli appartamenti avete le ceste, e portate giù la roba e mangiate. Questo barbecue ha anche il forno a legna. La piscina, lì c'è l'ingresso con la doccia. Gliene regalo uno, lo può portare a casa. Grazie, sto già smontando. Bene. Per i nostri ospiti, Pitigliano, molto interessante. Andiamo a raccogliere il lotto! Oh, vai! Lei!
disposizione la vostra cucina, avete i quattro cuochi, il frigorifero, tutto necessario per cucinare, poi se avete bisogno di qualcos'altro, signora cantiere, tanto siamo sempre qua. Bravi cavi, sì. Sono bellissimi. Sì. E poi qua avete la zona notte, la camera matrimoniale, un bagno con il box doccia. Prego, venga. Qua la seconda camera con i due letti singoli. Dato che avete un cagnolino, sì, ho pensato di darvi proprio questo appartamento perché ha un ampio spazio esterno privato. Bello. Molto grande. Sì, fai da vedere. Questo è. Avete a disposizione diversi bagni, ma forse quello vi è più comodo, sì, più vicino. Qui ci possiamo mangiare. Certamente, questa è un'area privata dell'appartamento. Sì, esatto. Aspetta che le faccio vedere la cucina. Sì. Formaggio che viene fatto al caseificio di Manciano, che si trova a una decina di chilometri da qui, ed è un ottimo formaggio. Là lavorano sia il latte di capra che il latte di mucca, e possono fare dei formaggi soltanto con il latte di capra o di pecora, oppure misti, oppure solo di mucca. E poi fanno anche queste casciotte, si distinguono in pecorini da tavola e casciotte normali, e poi fanno anche dei formaggi un po' particolari, come per esempio il pecorino toscano per le persone che soffrono di colesterolo, di omega 3, e poi fanno anche con le noci, con il pepe rosso, quindi fanno vari tipi di formaggio. È un formaggio molto buono. Sì, è sempre locale, perché qui abbiamo un orcino che macella la carne e fa il salame e fa la soppressata, e quindi lo vende nel suo negozio. Sempre chilometro zero, poi sì. Settimanalmente. Sì, perché abbiamo questi prodotti perché facciamo una piccola degustazione, la facciamo la domenica. Perché la domenica sono arrivati tutti, perché ci sono chi viene dall'estero, specialmente a volte arriva anche alle 11 di sera, quindi il sabato è una giornata un po' impegnativa,
mentre la domenica sono tutti qui, andiamo in piscina, li facciamo assaggiare anche i nostri vini, il vino bianco fresco, e poi gli diciamo che abbiamo anche due vini rossi e poi... Ma lavorate alla cantina, perché noi non abbiamo lo spazio e nemmeno la capacità di poter fare il vino. E lo stesso facciamo con l'olio, diamo le nostre olive al frantoio e poi il frantoio ci dà l'olio fatto con le nostre olive.